giorno scoprì che Romer stava preparando un aereo per la fuga. Io arrivai appena in tempo. Costa Rica, trasporto C5 Galaxy di Römer, deposizione di Logan dal verbale del congresso. Lian scoprì da Else Wessinger, uno dei tecnici dei laboratori di Römer, che Römer stava preparando un aereo per la fuga. Aveva ordinato di uccidere tutti i lavoratori della piantagione e aveva caricato sull'aereo casse con l'estratto della pianta che stava coltivando. Salì sull'aereo determinato a fermarlo. All'epoca non sapevo che Römer lavorava già per l'agenzia e che il mio stesso capo mi aveva tradito per mettere le mani su Siphon Filter. Uno dei giocattoli che l'agenzia aveva fornito a Römer era lo stesso completo antiproiettile che avrei in seguito rivisto addosso a Jason Chance. Quindi, come vi avevo detto nella scorsa puntata, Römer lavorava già per l'agenzia e stava producendo il Siphon Filter proprio per l'agenzia stessa. Solo che questa cosa non doveva saltare fuori in un modo o nell'altro e quindi si cercava sempre di impedire a Liang Xing e Gabriel Logan di mettere le mani su Römer. Cosa che invece in questo caso Gabriel Logan è riuscito quasi a fare. Perché quasi? Perché, come potete leggere, appunto, Römer era stato equipaggiato di tutto punto con addirittura un completo antiproiettile in Kevlar, che è lo stesso che abbiamo visto nel secondo capitolo con il boss finale di Chance. Quindi praticamente imperforabile in qualsiasi modo. Log, dovevi incontrarti con Xing. Liam può cavarsela da sola. Ho la possibilità di arrivare a Römer, perché non riesci a capire? Il tuo comportamento non rimarrà impunito, Logan. Logan, chiudo. Vedete, già loro praticamente parlano a muso duro, no? Quindi... oh merda. Parlano a muso duro, no? Dicendo la tua... diciamo, la tua cosa non sarà impunita. Vedete? Ha praticamente un completo ABS, che è lo stesso... se vi ricordate di Chance, no? Quindi dice, come ha fatto ad ottenere un equipaggiamento simile che fa parte esclusivamente dell'agenzia? E beh, fai 2 più 2 e fai 4. Questa è una piccola boss fight in realtà. Stupidi, incompetenti, come ha potuto un uomo solo prendersi gioco di tutti voi? E lì, vedete, c'è Römer praticamente che parte con tutto il completo. Qui noi possiamo ricaricare l'armatura e al tempo stesso prendere, esatto, un UAS di calibro 12, che è lo stesso che praticamente utilizza, che abbiamo utilizzato contro Chance. Qui dobbiamo aprire la porta del cargo, eliminare il copilota. Esatto. Il copilota effettuerà appunto una sorta di tentativo per ucciderci, mentre invece noi l'altro pilota dobbiamo necessariamente tenerlo in vita, perché se lo uccidiamo falliamo e ovviamente ci sfracelliamo al suolo. Allora, qua invece adesso dobbiamo fare attenzione, perché vedete, Römer ha messo il completo. E adesso dobbiamo praticamente farlo muovere. Vabbè. Vabbè, però qua se si gira così al contrario è finita. Minchia, come mi ha preso? Dobbiamo farlo saltare. No. Ci siamo incastrati di nuovo. È un pezzo di merda, Römer. Madonna. Oh.
Vabbè, ma porca troia, amico mio. Cioè, ma non... lui in teoria non dovrebbe riuscire a spararmi così, perché quando io lo faccio saltare, lui non dovrebbe spararmi. Oh, ok. Perché in teoria lui non dovrebbe spararmi quando, quando lo faccio saltare. Romer era scappato. Sì, era scappato. Quindi bisognava aprire la il portello di carico e far saltare praticamente Romer di sotto. Cosa molto semplice, però se non si apre il portello di carico tu praticamente qua rimani bloccato. Perché Romer è praticamente invulnerabile. Tu ci spari e non succede nulla. Praticamente è una simil boss fight come quella di Chance. Solo che Chance lo devi buttare sull'elica dell'elicottero, invece qui Romer dovete buttarlo di sotto. Ovviamente andiamo avanti. Signor Muzari, nella sua deposizione lei ha dichiarato che il suo primo contatto con l'agenzia avvenne in Sudafrica. Sì. Nel 1984 ci fu un'epidemia virale in una miniera e l'ANC mi mandò a fare delle indagini. Vedete, anche Muzari, che è praticamente il medico, che è il biologo in teoria, che ha preso sotto cura Liang Xing quando aveva il Siphon Filter, è stato convocato, perché anche lui appunto non è estraneo ai fatti. Miniera d'oro di Pugari, Pumalanga, Sudafrica. Deposizione di Muzari dal verbale del congresso. Nel 1984 ero un soldato dell'African National Council e combattevo per liberare i miei fratelli africani dall'apartheid. Il 27 agosto di quell'anno, Venick Smith, Shadow de Jesus e io ci infiltrammo nella Pugari South African Mining Corp per sabotare le strutture e liberare i minatori. Scoprimmo che molti lavoratori erano stati esposti a un agente biologico sconosciuto, scaturito dalle profondità delle miniere. Samuel Jones, un caposquadra, aveva chiuso gli infetti in una miniera per tenerli lontani dagli altri. Quella divenne per me una missione assolutamente straziante e dolorosa. De Jesus a rapporto, zona d'atterraggio colpita. Mi dirigo al complesso ovest. Passo. Smith a rapporto. Tutto secondo i miei. Chiudo. In bocca al lupo a tutti. Muzari, chiudo. Esatto, avremo la possibilità di impersonificare niente proprio di meno che il nostro amico Muzari. Ora non capisco perché in realtà qui non sono andato in fondo, perché in realtà io qua potevo avere la possibilità di andare in fondo direttamente, invece non ci sono riuscito. Allora, io direi di fare prima piazza pulita. Merda. Merda. Allora, nascondiamoci qua, perché qua ora la situazione è un po' complessa. Dato che mi hanno visto. Ok, qui abbiamo preso l'esplosivo. Qui ora devo fare attenzione. Eccolo là. Ok, lui è andato via. Merda. Chi è che mi colpisce? Benissimo. Qua scendiamo. Oddio. Non posso scendere? Allora, c'era un punto da dove io dovevo scendere, solo che adesso ora non me lo ricordo. Ah, ecco, scendi da qua. Te lo dicono anche loro.
Forse perché c'era... esatto, c'era la sporgenza qua. Esatto, c'era la sporgenza che mi permetteva di scendere. E qui ora c'è poi l'animazione di lui che praticamente scende le montagne. Fa Perfetto. Allora, io direi di fare però piazza pulita. Esatto, anche di questi che sono fastidiosi messi qua sopra. Potrei anche evitare di ammazzare quell'altro perché tanto lì sopra non mi dà problemi in realtà. Qui c'è il giubbotto antiproiettile. Sì. Giustamente, dopo tutti questi nemici, il gioco ti dice, beh, ricaricati, almeno sei a posto. Ma a noi non ci interessa, quindi possiamo andare avanti. Le missioni di Mujari sono fighe in realtà. Probabilmente sono tra le più belle presenti all'interno del gioco. Aia, grandissimo figlio. Io non pensavo mi colpisse così. Vabbè, sono stato stupido anch'io perché ho salito il container quando in realtà non ce n'era motivo. Perché potevo tranquillamente fare il giro e prenderlo alle spalle, però. Qui c'è il nostro amico che passeggia. Io invece, 4-4, zitto, mi prendo il giubbotto antiproiettile e torniamo. Così almeno lo sfruttiamo, dai. Almeno col piacere. E direi di continuare la nostra strada. Siphon Filter, devo dire che il terzo capitolo, secondo me, è quello... A me è quello che è piaciuto di più. Ok, questo lo facciamo fuori così, in maniera 4-4. Perché comunque Siphon Filter in questo caso si può giocare anche un po' più stealth. Almeno questo terzo capitolo ti permette comunque, a differenza degli altri, di giocartela un po' più stealth. Ah, qua ora dovrebbe essercene uno se non sbaglio. No. Mi ricordavo ce ne fosse uno, invece no. Qui togliamo la luce. Tra l'altro si possono anche fare scoppiare le casse per eliminare subito i nemici in questo caso, ma non conviene più di tanto. Non conviene più di tanto. Si crea casino, si fa rumore e quindi... Che stava sparando subito allo schiavo, bastardo. Sono qui per liberare tutti gli uomini costretti a lavorare nelle miniere. Dove sono gli altri? C'è stata un'epidemia e molti di noi non sono in grado di lavorare. Il caposquadra Jones li ha messi in quarantena laggiù, da qualche parte. Ok, li troverò io. Stiamo per far saltare questa miniera, ma prima vi porterò fuori di qui. Il passaggio a est è la migliore via d'uscita, ma c'è qualcuno di guardia. Lascia fare a me. Doppiatori riciclati, questo è il doppiatore di Gabriel Logan. Uccidetelo, è qui per gli schiavi. Ok. Hai già piazzato l'esplosivo? Ah no. Giusto. Gli schiavi. Prima dobbiamo... Sì, perché qua devo piazzare l'esplosivo. Ho capito, ma io mi ricordo che dovevo piazzare l'esplosivo al centro. Ah no, ecco, vedi, prima dobbiamo andare di qua. Prima devo far uscire l'oro, sì. Ok. Perché adesso... Ah, sì, che qua c'è il ponte ora. Un terrorista, sparate per uccidere. Sì, un terrorista. Ecco, qua ora c'è il ponte dove mi dicono...
E c'era... Dov'era? Da questo lato, se non sbaglio, vero? E forse anche dall'altro. Sì. Andiamo. Esatto. Sì, sì, me li ricordo bene o male i livelli di Mujari. Mujari, mi stanno attaccando nel complesso ovest. Il complesso ovest è in fondo a quel tunnel. De Jesus, arrenditi. Sono ad alcune decine di metri, tenderò loro un'imboscata. Vai a salvare i tuoi amici. Possiamo trovare da soli una via di uscita da qua. Ok, non ricordo se però era adesso che dovevo mettere l'esplosivo, perché mi ricordo che di dover mettere l'esplosivo e poi scappare tramite... Ah no, prima devo salvare... prima devo salvare De Jesus, che ora è qua, che era condannato praticamente. Che c'è la scena dove lo stanno per buttare... Esatto. Oh merda. Ok. Mujari, ti devo un favore. Avresti fatto lo stesso per me. Proseguiamo con la missione. Perfetto. E adesso che anche lui è libero, perché altrimenti l'avrebbero buttato praticamente qua tra le fiamme. Si potrebbe anche vedere effettivamente come lo buttano tra le fiamme, basta semplicemente aspettare e poi ricaricare la partita per risalvarlo, ma sinceramente non mi interessa, l'ho già visto tante volte, quindi anche per curiosità personale l'ho fatto eliminare praticamente. Comunque, fatto questo, adesso finalmente possiamo tornare indietro, piazzare l'esplosivo e salire praticamente sul vagone che mi consente di raggiungere l'altra zona della mappa. Ovviamente il livello ancora continua, non è finito. E pezzo di infame. Pezzo di infamissima sprint. Mi ricordavo ci fossero anche quelli ai lati, invece o non sono spawnati in tempo o non spawnavano più, non ricordo. Ok, ora siamo ritornati qua. Siamo pronti per piazzare. Esatto, piazza qui l'esplosivo. No, minchia, dove sto andando? Ecco. Esatto. Esatto, ha colpito l'esplosivo e quindi di conseguenza adesso il livello e i piani cambieranno completamente. Mi ricordavo che si proseguiva la missione, invece no, finiva qui perché adesso giustamente la seconda parte della missione poi ci permette di arrivare alla zona di quarantena. Quindi sì, effettivamente piccolo altro ricordo un po' sfasato quello mio. Bene, detto questo direi che per quest'altra puntata è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.